Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Voi magari avete craftato quel mazzo su Warcraft che ho consigliato tempo addietro, ovvero una lista basata sui token, quindi basata su Magnolia, basata sul generale. E magari avete anche fuso il generale perché comunque il mazzo non vi convince più di tanto. Sappiate che comunque tutti gli investimenti che avete fatto per quel mazzo potranno rivelarsi utili adesso, in futuro, sta a voi deciderlo. Quindi io in questo video voglio proporvi un'alternativa a quel mazzo su Warcraft. Ah, tra l'altro, like per il deck col golem di ricalco che sono riuscito a montare. Blink. Vabbè, passiamo subito alla lista. È molto simile a quella scorsa, tuttavia si basa molto di più sui tesori. Allora, innanzitutto, qual è la particolarità di questa lista? Fondamentalmente noi dobbiamo avere più value possibile, quindi abbiamo duello cromatico, quindi abbiamo Seguace della Rapina che comunque ci può dare una carta con scontro, abbiamo Spada della Rapina per sempre ottenere un tesoro, abbiamo Octris a 3 copie per avere l'evoluzione gratis e perché comunque ci garantisce anche una sorta di late game se vogliamo, no? Poi abbiamo, Etere che è inutile che ve lo sto a dire, ci va a pescare, Vals che ci aggiunge una spella alla mano quindi anche lui fa value, Reward che evolvendo ci dà una carta per far value, Apostolo della Rapina che è una carta incredibile, incredibilmente forte, perché tradda tutta la board praticamente, quando lo giochiamo non ha neanche bisogno di essere voluto e ci può far tenere quel play point, cioè quel levo point per magari l'Atam a turno 8 o magari possiamo tirare l'Atam a turno 9 con la spell che gli dà impeto. E poi abbiamo Cavalieri del Drago che comunque è un ottimo finisher. Che cambiamenti si potrebbero fare a questa lista? Beh, si potrebbe levare una Spada della Rapina per mettere un Cavaliere del Drago, però non è che mi convinca tanto. Levare un Octris, mettere un Cavaliere del Drago, perché no? Levare un Seguace della Rapina, mettere un Cavaliere del Drago. Cavalieri del Drago è l'unica carta che vedrai a 3 copie, poi per il resto direi che la lista è fantastica così. Cioè forse la carta un po' più inutile è Octris. Però Octris, pensate, cioè averla a costo 8 vuol dire avere un minion che evolve a gratis, fa un trade, cioè, e inoltre ci dà 2 carte in mano, quindi è proprio l'essenza stessa della value. È vero, non è molto facile che rubi l'effetto spirale a un difensore, però qualora voi giochiate contro Shadowcraft, che può essere abbastanza tedioso per questo mazzo, lei è fortissima. Cioè, ora si sta giocando tanto Osiride. Voi tirate Octris, gli rubate l'effetto e vi rianimate 2 pezzi, uno a un costo 1 e uno a un costo 3. Cioè non è malissimo, sta a voi decidere comunque. Però per come è il meta, un Octris in meno, 3 Cavalieri del Drago potrebbe essere una soluzione molto interessante. Comunque, io ho portato questo mazzo al GP, ho fatto 2 volte 4-1, 2 volte 5-0. E infatti tutte le ultime partite sono vittorie. E vorrei farvi vedere dei match un po' particolari, quindi partiamo subito con Dragon. Non ho beccato Mysteria, ho beccato praticamente solo Dragoncraft e ora andiamo a vedere un attimino di che cosa si tratta. Allora, siamo in GP, ve l'ho già detto, partiamo primi, ottimo. E partiamo con una mano che potrebbe essere interessante. Io qua tolgo sia Apostolo che Octris perché voglio early game. Esperto di là me lo tengo perché voglio un turno 1 e doppio reward è forte ma neanche così tanto. Cioè sì, ci sta per carità, però secondo me è più forte tirato a turno 4 con evoluzione. Maestra di Stocco sarà probabilmente il mio turno 2 per andare a contestare, non lo so, un suo 2-2 per esempio, no? Magari un Apostolo della Lussuria, cioè della Lussuria cosa c'entra? No, intendevo chiaramente Seguace della... Come si chiama? Seguace della... dell'odio, ecco, non mi veniva in mente. Ora, il 2-2 chiaramente va a traldare il 2-2 e gli pusho con gli 1-1 faccia. Qui lui va a giocare Poseidon e la sua giocata sarebbe stata stupida qualora non avesse avuto artigli di fiamma perché mi avrebbe dato un free trade praticamente con la 2-2. Sì, è vero, ci avrei dovuto investire una 1-1, però... non sarebbe stato così male, diciamo. Qui chiaramente va giocato doppio reward e posso fare gli affari miei perché... cioè, cosa me ne frega adesso di schiantarmi 2 pezzi su quell'1-2. Tanto non andrà mai faccia, diciamo.
E qui lui va a pingarsi e va a tradarmi chiaramente ogni pezzo, ma a me non interessa perché andrò probabilmente, verosimilmente, a devolvere Reward e a togliergli tutto a questo punto. Tutto tranne uno. Intanto la mia mano non è assolutamente interessante. Doppia avanguardia a cavallo fa abbastanza schifo. Prendo la spella 0, traddo così la 1-1, vado a traddare con la 3-5 sulla 3-3, poi mi rimetto in ambush il Reward. Doppia avanguardia, dicevo, non è bella come carta. Qui è bello il ramp, per lui sì. E inoltre va ad evolvere. Ecco, secondo me questa evoluzione non è stata proprio tanto pensata, eh. Qui che cosa posso fare? Evolvere Reward oppure giocare a posto? No, non lo posso giocare a posto. Oh sì, lo posso giocare a posto, è come se lo posso giocare. Mi dà chiaramente la spell. E vado a tradare con la spell a 0 il 4-1. No, con la spada aurea, giusto, molto meglio. E vado a pushargli questi 6 danni faccia. Qua non aveva senso la punizione faccia, infatti mi pento abbastanza di questa giocata. Tanto era comunque una spell a 0, potevo tirarla in qualsiasi momento. Qui lui va a curare, va anche a togliere quel 4-5. E probabilmente io andrò adesso a schiantarmi il Reward 3-2 sulla 5-2. Andrò a pushare 3 danni face. Mi tengo assolutamente Octris per dopo. E gioco una avanguardia a cavallo in ambush. Perché voglio assolutamente andare a curare. Non si sa mai comunque. Prossimo turno è Octris, senza ombra di dubbio. Lui va a curare ancora di 6. Tra l'altro, questo Paladino del Drago Bianco è una carta che si sta vedendo molto spesso ora, eh. Comunque, qui Vals non era male, però è molto meglio tirare Octris, molto meglio andare. Ecco, qui però, se vogliamo, faccio anche un errore. Sapendo che lui ha la spell di Filene, io avrei dovuto fare Spada della Rapina sul 3-4, 3-5 finisce il trade sul 3-4 e vado a tradare la 6-7, cioè a tradare la 1-3 col 6-7 e me la vado a curare anche, no? Però vuoi per la foga, ma faccio una giocata totalmente diversa, che in realtà non cambia tantissimo. Però mi manda sotto la sua spell a 2. Vabbè, in ogni caso, lui gioca una carta che non avevo mai visto in Constructed, che è Signore del Mondo Parallelo, che gli dà due carte che nel suo mazzo fanno schifo. Cioè ha 0 mana, fai un danno, che è la Furia Scatenata. Sì, vabbè, ci può stare qualora fosse riuscito a mettere al bordo, però non è questo il caso. E Stendardo Reale. Cioè, i difensori soldato alleati guadagnano più 1 più 0. E quando un difensore soldato alleato entra in gioco, guadagna più 1 più 0. A costo 1 se l'è presa. Però è una carta che non giocherà mai perché lui non ha soldati. Comunque, qua assolutamente l'Atam mi fa vincere la partita. Vado anche full vita. Vado a tradargli la 6-6 con l'effetto di l'Atam. E soprattutto con la spada aurea che avevo in mano. E adesso la partita è tutta in discesa perché deve contestarmi una 3-4 e una 8-7. Certo, Poseidon dà fastidio, ma neanche così tanto. Seguace dell'odio pure dà abbastanza fastidio, ma neanche lui neanche così tanto. E in realtà ho Lethal. Cioè, ho Lethal perché faccio Vals, spella 1, vado a togliere il 1-3, vado a giocare con Cavalieri del Drago lo Storm. E vado a togliere l'altra 1-3 e vado a pushare questi 12 danni faccia. E così si conclude la partita. Molto interessante, ho avuto io il controllo per tutto il tempo, direi che me la sono giocata bene, a parte quel turno in cui potevo lasciarmi Octris viva, però lì veramente è stato un errore, non dico imperdonabile perché alla fine avevo il pieno controllo, però certo aver avuto una 6-7 in più mi avrebbe aiutato e non poco. Cioè ho avuto troppa fretta e non ho considerato il fatto che da Octris avrei potuto prendere la cura. Comunque, partita contro Heavencraft, quindi potrebbe essere un qualsiasi tipo di mazzo. Parto primo. La mano che cosa mi dice? La mano mi dice che è meglio mulliganare l'avanguardia a cavallo, perché tanto la pesco di Aether. Cioè, nessun problema. Ottimo aver trovato la 1-1. Posso partire T1, droppa 1, T2, doppio 1-1. Però probabilmente maestra di stocco ha più senso tirata a turno 2. E poi turno 3 posso tirare Aether, chiaramente. Petravento Celeste, ora spiegatemi che tipo di mazzo gioca una carta del genere. Cioè, secondo me nessuno, poi, boh. Comunque la 1-1 chiaramente va a picchiare faccia, il prossimo turno direi che io non dovrei fare il trade su quella, cioè su nessuno dei suoi pezzi, ma devo semplicemente mettere board. Quindi se adesso lui si vuole schiantare i suoi due pezzi sulla mia 2-2, che lo faccia pure, intanto io gli ho pushato due danni e lui sta perdendo risorse.
patira Goldenia più l'amuleto a 1 preso da dalla sua 1-2. E qui di nuovo posso giocare la seconda Aether e prendermi Apostolo. Cioè, chi me lo vieta? In ogni caso, qui andiamo 18-16, nessun problema anche qua. Probabilmente lui mi sta rivelando di essere un tenko, viste tutte queste cure. E la 2-3 gli fa male adesso. Gli fa male e perché non è riuscito a contestarmela con l'Evo Point. Io qua posso tirare Spada della Rapina più... No, Avanguardia Cavallo. Ma ottima Avanguardia Cavallo in realtà in questo spot. Vado a tradare la 3-3 e trado la 1-1, cioè la 1-2 con la 2-3. Molto interessante. E prossimo turno posso pensare di investire Apostolo della Rapina? Sì, perché no? Lui qua tra l'altro tira un altro di sti qua, Cavaliere dell'Unicorno. E Cavaliere della Rapina, cioè Apostolo della Rapina, ping sulla 3-3, più spella 1 che mi darà l'Apostolo per andare, come dire, a togliere quella 3-3, direi che è molto interessante. Do impeto così a caso, ma era semplicemente per tradare il suo pezzo. E qua Antico Santuario dà abbastanza fastidio, perché è una carta che mi impedisce di andare faccia. E direi che mi posso preparare perché ho Reward. Sì, Reward mi garantisce un follow up incredibile grazie a Latam. Cioè io il turno dopo tiro Reward, vabbè qua potrei mettere doppio Reward e basta, le due Octris mi servono per il late game. Cioè chi se ne frega se qua ho tre play point che mi avanzano. Qui lei non mi crea nessun problema, posso ripartire comunque di Latam. E dicevo, le due Octris le ho tenute semplicemente perché quel 5-4 altrimenti io non riuscirei a tradarlo con molta facilità. Comunque ora che c'è Latam la partita è assolutamente in discesa. Qui se lui mi avesse fatto l'Apis probabilmente avrei perso un turno, però non è questo il caso. Qui Octris è sicuramente la play che va fatta. Vado a tradare sicuramente la 5-4 con la mia 6-7, poi vado a togliergli anche Brodia. La 1-1 va sulla 5-1 e sulla 5-2, finisco il trade sulla 5-1, pusho 4 danni faccia. E direi che pompo la 1-1, la faccio diventare una 2-2 e swingo ancora. Adesso per me la partita è molto interessante perché, vabbè, innanzitutto mi va a bannare ogni cosa, una giocata che avevo messo in conto. Io riparto con l'Atam. Riparto con l'Atam che comunque sì, è vero, non ha value, però ha un 8-7. Tu contestamelo un 8-7, devi utilizzare ancora risorse. Adesso lui mette doppia guardia, a me non interessa affatto sta cosa, vado di nuovo a giocare Octris, tra l'altro. Vado di nuovo a tradare il 5-4 che è imbersagliabile, che è veramente una carta tediosa. E vado chiaramente a swingargli ancora 4 danni face. Ovviamente la spada della rapina va fatta sul 4-3. 8-7 faccia, vado a pompare di nuovo la 1-1, lo mando a 4 punti salute e vado a curare Octris così un po' a caso, non aveva senso curarmi faccia. Seconda epurazione, qua mi avrebbe fatto paura solamente la, come si dice, la spell che portava a zero il countdown di Antico Santuario, la spella 2, oppure un Garuda. E qui ho Lethal, lui secondo me non doveva giocare un drop, perché lui sa che se mi mette qualcosa su cui io posso schiantare minion con impeto, ha perso. È vero, avrei avuto Lethal, avrei avuto Lethal comunque, perché a 10 mana potevo fare Etere, me ne rimanevano 7, Etere mi aggiungeva Latam. Giocavo doppio 1-1, gli 1-1 andavano a faccia e tiravo Celia. Comunque qua preferisco fare duello cromatico, chiaramente duello cromatico mi dà entrambe i drop, quindi posso fare questi due danni faccia, giocare Celia e chiudere la partita con questi 5 danni. Chiaramente vado a curarmi di 2, tra l'altro ottimo questo mazzo anche perché si prende cure a caso, cioè e non è una cura così, cioè è un mana cura di 2. Veramente tanto forte, secondo me, quel tesoro lì. E tra l'altro non richiede neanche un drawback troppo negativo aggiungerlo alla mano. Cioè sì, l'unico drawback dei tesori è che i tesori che prendiamo sono casuali, ma ce ne aggiungiamo talmente tanto che alla fine, tanti, che alla fine li vediamo tutti. Comunque vi faccio vedere un altro matchup contro i draconici, che è assolutamente stato anche questo dominato, dominato non lo so, non ricordo la partita, però lo dico tanto per fare enfasi, diciamo. Forte. Tra l'altro quanto mi fa schifo Erika, vorrei un altro leader.
Allora, forte è forte e la mia mano è forte. Parto primo, quindi sono forte anch'io. Devo smetterla di dire forte. Allora, qui dalla nostra curva che cosa si può capire? Si può capire, droppa 1, il turno 1. Seguace della rapina, turno 2, valsi il turno 3. È questa la curva. Valsi il turno 4, valsi il turno 5. No, non è vero, valsi il turno 4 e basta. Turno 3, chiaramente. Innanzitutto vado a tradare quella 2-2 perché non voglio che lo faccia pescare. E qua valsa anche il turno 5. Cioè, che cosa devo fare? Io continuo a contestare la board. Cioè, questa mano vuol dire tu arrivi late game senza avere punti evoluzione e io ce li ho tutti. Perché la bomba magica di Vals fa questo. Qui, chiaramente, vado a prendere Vals e vado a giocare un'altra bomba magica fatale. Altro spell veramente fortissimo. Un mana distruggi un difensore che ha 3 salute o meno. È veramente sbroccata. Dragone della giustizia che sto vedendo parecchio, devo dire, in qualsiasi mazzo Dragon. L'ho sottovalutata come carta, ma in realtà cioè, gli dà Burst. Gli dà Burst semplicemente. Comunque, qui la giocata direi che è Reward. Ma è ottimo questo top deck di Reward. Reward che ci dà spell a 0. Spell a 0 che possiamo giocare subito. Faccia. No. Ah, no, ci sta a fare il trade così. Ci sta a fare il trade così perché gioco anche Vals. È una giocata non stupida. Mi è piaciuta. Cioè, chiaramente l'ho fatta. Non, in realtà non l'avevo neanche vista ora che ce l'ho davanti. Comunque, qui lui tradda semplicemente ed evolve un po' a caso la sua guardia di Poseidone. Probabilmente per mandarmela sopra il reward. Però ho bomba magica fatale. I danni comunque li pusho lo stesso con reward. E mi rimetto in stealth il mio 3-5. Turno 7 ho Apostolo della Rapina che può fare grandi cose. Qui comunque lui va a pescare un bordello di carte con il suo drago viola. Ma a me in realtà stava bene sta cosa qua. Va a 8 carte in mano. Io con Apostolo della Rapina posso pingarlo. E niente, lo pingo. Ce lo faccio. Lui va a millarsi una carta, quindi anzi due perché uno sarà il suo top deck futuro. Ottima spada aurea che mi permette di tradare tutto a gratis. Lo mando a 9 punti vita. Prossimo turno ho Latam. Qui lui mi deve tradare chiaramente il 4-4 perché sarebbe stato un po' troppo pericoloso altrimenti. Invece non fa così, ma non ho tanto capito la giocata. Vado a giocare Latam, 4-1 swinga faccia, 1-1 va a tradarla 5-1 e siamo a posto. Ora lui deve tradare una 4-1 e una 8-7. Garmille gli basta? Beh, mica tanto. Ti manca ancora un danno. Ok, adesso ti basta. Tra l'altro mi ha swingato 6 danni in 2 turni solo con Garmille. Cioè, veramente cosa assurda. E io posso giocare Reward. Ovvio. Cioè, Reward può. Ah no, ho vinto. Cosa sto dicendo? Reward adesso va a tradare la 1-1. Spella 0 faccia. Beh, innanzitutto 1-1 faccia. Altro reward, spella 0 faccia. Va bene, Celia ci sta. Celia è sicuramente la carta che mi dava Illithal, ma spella 0 in faccia, esatto. E quindi vado ad evocare un altro 1-1 e la partita si chiude così. Lui mi ha fatto solo 6 danni di Garmille, non è riuscito a mettere pressione per tutto il resto della partita. Comunque anche l'avesse messa, io mi ero preso veramente c'è un sacco di rimozioni con Vals. Cioè, Vals mi ha carriato la partita. Perché mi faceva tradare i suoi pezzi senza utilizzare punti evoluzione. Altra partita, siamo di nuovo contro Dragoncraft. Questa partita, cioè questo video sarà solo contro Dragoncraft praticamente. Vi ho mostrato un Even, ma così tanto per. E parto primo, di nuovo, ottimo. Ma non che partendo secondo io abbia qualche svantaggio, eh. La mano fa schifo. Cioè va bene tenersi etere, ma doppia etere in mano con Apostolo è una mano abbastanza lenta. È comunque lenta, però l'Atam lo devo andare a giocare di turno 2. Vals probabilmente sarà il mio turno 3, a meno che io non voglia fare etere. Però credo che Vals sia più forte. E qui lui gioca doppio, cioè gioca al seguace che è veramente tanto forte in questo spot. Gioco etere chiaramente perché voglio un'avanguardia a cavallo, ma va bene, ci sta come cosa. E qui lui swinga faccia. Swinga faccia che io posso giocare un'altra etere, giusto? Sì. Qua potevo fare Vals, è vero, però.
alla fine non mi importava più di tanto. Ora che ci penso, un altro cambio che volete fare, cioè vorreste poter fare, secondo me è mettere, come si chiama, Z in 1-2 copie, tirata, cioè se Ether viene tirata a turno 5 lei ci viene sempre addata, però ok, va bene, un 6-5 con impeto è che ci dà una 4-2 quando attacca, una 4-2 con Storm. Però la vogliamo davvero inserire? Cioè, c'è davvero spazio in questo mazzo? Sì, secondo me lo si può trovare. Sta a voi decidere. Cioè, va veramente a gusti. Tanto una sola copia, diciamo che non cambia le partite. Qui vado a traddare la 2-2 con la bomba, io vado a fare questi due danni faccia e mantengo comunque il controllo. Prossimo turno apostolo della rapina, per qualsiasi giocata lui voglia fare. Chiaramente mi gioca Fedele dell'Odio, mi giocherà anche Aiela la peggiore, esatto, fa Aiela. E qui allora che cosa faccio? Faccio il seguace della rapina, cioè in realtà è apostolo della rapina, il seguace è la 1-1, apostolo sulla 2-1, poi 1-1 va a tradare sulla 1-1 e gioco la mia spell su un target casuale, in questo caso la mia faccia, e io vado a tradare anche la 4-2. In questo modo ho di nuovo mantenuto una pressure incredibile. Adesso lui può tradare qualsiasi cosa con Filene grazie al punto Evolve. Però a me non cambia comunque nulla, perché io riparto di Apostolo della Rapina, con Evolve magari. Gli rimangono tre mana, che cosa vuol fare? Apostolo, va bene. Qui allora, no, in realtà è Fedele. Apostolo della Rapina può andare sul 1-1, io posso prendere un drop dall'Apostolo sempre, e vado a tradare anche la 2-2. Gioco anche la Maestra di Stocco per ripartire qualora avessi top deckato l'Atam. L'Atam non c'è, va bene, avrei dovuto giocare un minimo contro Garmill, ma a questo punto sì, avrei dovuto farlo. Qui lui allora mi tradda con Garmill senza utilizzare l'ultimo punto evoluzione, scelta molto saggia, e io vado a giocarmi un Free Evolve con Octris. Free Evolve con Octris, vado a traddare la 1-1, dovrei giocare contro... Ma sì, giochiamoci la Spada Aurea per giocare un minimo contro Filene. Cioè, tanto Filene, se vuole tradarmi la 6-7, avrebbe dovuto utilizzare un punto Evolve. Se avesse voluto tradarmi, scusate l'italiano che alle volte va a farsi fottere. Qua lui mi swinga 9 danni faccia e è una mossa che non ho capito. Cioè, io qua faccio un turno fortissimo, allora. Vado a tirare Avanguardia a cavallo, vado a curarmi di 2, vado a giocare Vals, quindi mi prendo un'altra cura. Vado a giocare Bomba Magica Fatale su quella 9-3 e vado anche a curarmi... di 2 faccia. Vado a 13 punti vita, quindi perché ha fatto una giocata così stupida? Sì, è vero, dovevi mettermi aggressività, ma intanto pensa a traddare Octris. Qua, ok, Garmill tradda nulla. Cioè, anche il ping fosse andato sulla 4-4, lui avrebbe perso comunque. Secondo me late game l'ha giocato veramente male. Comunque, che dire... Il mazzo performa bene, l'avete visto. Dragoncraft è uno dei top tier e ne ho battuti 3 al GP. Quindi vi consiglio questo mazzo qualora voi aveste craftato tutte le carte. Comunque, ripeto, sono carte che voi dovete avere. Etere da qui alla sua rotazione verrà giocata. Octris, idem. L'Atam sarà per sempre la win condition dello Swordcraft. E comunque, sì, va bene, sarà la win condition e va a ruotare a... con la rotazione di Brigade of the Sky, quindi neanche troppo presto. Celia pure è una carta di... no, forse lei è di Dawnbreak Night Edge, quindi è la carta che ruota prima, però ruota tra 4 mesi. Cioè, ripeto, secondo me sono investimenti che potete fare tranquillamente. Reward è appena uscito, duello cromatico va bene, forse è di Chronogenesis, o no, forse è di Dawnbreak Night Edge, anche lui. E tutto il resto durerà. Cavalieri del Drago è una carta di Brigade of the Sky. Apostolo della Rapina è di Omen of the Ten. Cioè, le uniche carte che ruoteranno via con la prossima espansione saranno Avanguardia a cavallo e direi basta. Tutto il resto ce lo teniamo per ancora un bel po' di tempo. Comunque Avanguardia a cavallo, non credete, ma è una carta assolutamente sostituibile. Comunque, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettetemi un mi piace. E che dire, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Viva Cristo! Ma bella Cristo! Mi dico Cristo! Gesù Cristo! Oh, yeah, yeah, yeah! Gesù!